Andrea Anastasi, un primo set giocato alla pari sino a 22, poi l'allungo di Civitanova, da quel momento è tutto diventato più difficile. Sì, penso che non siamo stati in grado di competere sia tecnicamente che fisicamente, l'abbiamo visto. Quei giocatori non avevano la benzina, abbiamo giocato domenica e non sono stati in grado di riproporsi su dei livelli accettabili nella giornata odierna. Lo sapevo, sono preparato, so che questa squadra avrà bisogno di tempo perché abbiamo tanti giocatori fuori condizione, non mi illudo, ma sono tranquillo, sono sereno, vado avanti. L'aspetto negativo che specialmente nel secondo set siete proprio crollati, cioè avete fatto fatica a reagire alle difficoltà che ovviamente Civitanova vi abbia portato. Ha perfettamente ragione, non siamo stati efficaci in nulla. A iniziare dal servizio dove non siamo stati efficaci, insomma, se lasciamo De Cecco palleggiare con la palla vicino a rete si va a casa prima di iniziare, eh? De Cecco è fenomenale in questo. Non siamo stati competitivi oggi, siamo stati bravini un po', ma poi ci siamo sciolti. Iuri ha fatto fatica, non è stato molto bene, quindi ho preferito sostituirlo. Lo stesso Leal aveva il ginocchio, come sapete, non perfetto, avevo paura di sovraccaricarlo nella partita odierna perché sai, se perdiamo questi giocatori poi non li abbiamo per lungo tempo, quindi dobbiamo essere veramente oculati nel gestire questi ragazzi, questa squadra, qualcuno ha bisogno di prendere il ritmo di gioco che non ce l'ha, insomma, problemi, hanno giocato meglio loro, sono stati bravi. Il problema di Romano che ha finito con il ghiaccio sugli addominali, è un problema muscolare, insomma, avete già un'idea di quello che possa essere? No, io sai, quando sento parlare di muscoli mi rilasso e li metto in panchina, mi spiace. Anche Iuri mi ha detto, ma no, forse posso provare. No, tu non provi, amico mio, perché se provi poi ti si apre uno strappo nell'addome e sei fuori per lungo tempo. Dobbiamo essere sereni, adesso è anche molto stanco Iuri, lo sapete. È stato super utilizzato, avrebbe avuto bisogno di più di tempo che non ha avuto e quindi ho preferito non rischiarlo. Sei preoccupato dalla mancanza di reazione oppure secondo te è un problema più tecnico? Secondo me è fisico e tecnico, sai, non sono preoccupato troppo dalla squadra, la squadra ha bisogno un po' di ritrovarsi, questa è una squadra che a mio modo di vedere ha bisogno di tempo perché non è pronta né tecnicamente né fisicamente. L'abbiamo dimostrato chiaramente nella gara di oggi dove non siamo riusciti a essere competitivi, no? Siamo crollati. E quindi con grande pazienza cercheremo di metterci in palestra con serenità per rimettere, per oliare i meccanismi di questa squadra. Antonio Brisal, proprio domenica scorsa avevi detto questa Piacenza non deve commettere gli stessi errori dell'anno scorso, cioè fare una partita bene e una male. Oggi a distanza di 48 ore, insomma, siete, dopo un discreto primo set, siete proprio crollati. Non ho detto quello, ho detto che non dobbiamo essere, avere troppi alti e bassi proprio dentro alla partita. No, oggi siamo stati in difficoltà, abbiamo iniziato bene, come l'hai detto, e dopo abbiamo battuto veramente male e ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo set, piuttosto sulle battute float che sulle battute spin. E già l'anno scorso abbiamo perso una partita così a Civitanova e questo mi dà un po' fastidio. E dobbiamo servirci di questa partita per crescere. E ancora all'inizio della stagione, era, come ho detto, era un test e ci siamo visti contro una squadra forte. E dobbiamo rimbalzare contro Catania. La stessa cosa che ho detto ad Anastasi, il brutto è che questa squadra è proprio crollata poi nella seconda frazione. Sì, sì, esatto. Niente da dire, abbiamo sbagliato tanto in battuta e questo dà fastidio a trovare il ritmo in una partita di questo tipo. Sì, siamo crollati davvero.